delle confisole, poi ci metterei in Aragona, ma l'abbiamo fatto tanto per restare in campo pratico, cioè quella più congeniale a noi. Scopo finale è quello di produrre ATP, che è la carburante che utilizza il muscolo per fare qualsiasi contrazione. E abbiamo questi tre motori in sequenza che lo producono, cioè il processo aerobico adattato, quello che diventa di sua potenza, che interviene subito, però il suo serbatoio si vede sopra il CP, si riesce a vedere, c'è un serbatoio piccolo, molto piccolo, e quindi si utilizza subito. E il secondo interviene il meccanismo lattato, che utilizza il collo muscolare in assenza di ossigeno, e quindi a un certo punto si vede due freccette della potenza e della capacità. Adesso non ci soffermiamo molto su questo, che ci arriviamo dopo, però ci fa capire che agisce in due vie diverse e parallele, diciamo. Uno è di sostegno al rifornimento delle scorte energetiche del primo meccanismo, e uno, l'altra via è quella di produrre direttamente ATP. L'ultimo meccanismo, che da dire che questo meccanismo qui è quello più inquinante, quindi poi ci avrei fatto fare delle belle nuvolette nere, perché produce acido lattico, il quale acido, tutti sappiamo quali sono i sintomi che ci producono, fanno rallentare moltissimo l'attività senza non fermarlo. Quindi questo era la mia via. Quindi è un meccanismo abbastanza funzionante, ma molto, molto inquinante. Dicevo, l'ultimo, il meccanismo aerobico, quello più di maggior rendimento, in quale non produce scorie, ha un grande serbatoio, anche se in proporzione non è molto grande, perché utilizza il glicogeno e tutti gli acidi grassi. E anche qui ha delle due mediazioni, uno di potente che serve per aiutare a smaltire l'acido lattico anche durante la prestazione, e l'altro per di fornire direttamente energia. Forse ci può essere più utile questo qui. Ho riportato l'attività dei vari meccanismi nell'arco del tempo. Nella parte inferiore, come vedete, sono stati riportati i tempi in secondi. In base alla durata di un impegno continuativo, che qua abbiamo un impegno continuativo, anche gli impegni interrotti da pausa, per nome, qui nelle nostre gare di atletica, che sono altri che sono impegni continuativi, una gara che dura sui 10 secondi, si vede subito che l'unico meccanismo che produce energia è quello all'attacito. Se ci spostiamo, arriviamo appena oltre i 30 secondi, qual è il meccanismo che dà il maggior apporto alla produzione di energia? È il meccanismo della glicolisi, del processo anaerobico lattacido. Andando avanti si sposta, si arriva per essere verso i 2 minuti, che è il tempo più o meno che un atleta impiega a fare gli 800 metri, in cui i due meccanismi, quello anaerobico e quello aerobico, ha più o meno la stessa valenza, ma poi intervengono altri fattori, cioè sono dal tipo genetico del tipo di atleta, se è più fibroso, se è più bianco, quindi. Per andare oltre, ad arrivare a gare oltre i 10 minuti, quindi potrebbe essere ci avviciniamo ai 5.000, 10.000 e oltre, il meccanismo di elezione, di produzione dell'ATP è quasi esclusivamente quello ossidativo, il meccanismo aerobico. Il concetto è chiaro, oppure vi lascia qualche dubbio. Andiamo avanti? Oh, questo forse l'ho lasciato, ci tornerò dopo, altrimenti non ci andrò proprio su queste cose. Forse conviene dare un accenno al fibro muscolare, perché tutti questi meccanismi dove avvengono? Avvengono all'interno della cellula muscolo, e quindi in base al tipo di fibra che madre natura ci ha fornito, si ha più o meno l'utilizzazione di un meccanismo dell'altro.
vediamo. Normalmente gli scienziati dividono le fibre in tre grosse filiere. Le fibre lente, sono di tipo 1, le fibre veloci, di tipo 2B, e le fibre intermedie. Vabbè, le fibre lente, c'è cioè produzione produzione di ATP, gli enzimi lasciamoli perdere. Quelle di fibre veloci producono ATP attraverso il meccanismo anaerobico lattacido e anaerobico lattacido, mentre le fibre intermedie utilizzano tutti e due i meccanismi, perché sono le uniche fibre che sono modificabili con l'allenamento, mentre le altre geneticamente sono già predeterminate, quindi possiamo fare ben poco, poi ce l'abbiamo, certe volte non ce l'abbiamo, mentre le fibre intermedie possono essere modificabili, naturalmente con gli allenamenti appropriati, perché se io vado a farmi una passeggiata non è che li modifico, però se mi impegno con allenamenti costanti e mirati riesco a modificarli. Vabbè, non possiamo fermarci. Mi dispiace per voi, ma preferisco darvi altre indicazioni che non potete portare. Fatto questo, andiamo a parlare quali sono i mezzi e i metodi per allenare queste grandezze. Però prima dobbiamo vedere pure quali sono alcuni indici, che qua chiamo le grandezze essenziali, le soglie, alcuni indici che ci danno il valore di certi obiettivi che noi vogliamo raggiungere. E quindi passiamo, che è successo? No. Scusate, ne facciamo confusione. Alcune, così spero di non lasciarvi interdetti. Il V2 max, il massimo consumo d'ossigeno, se ne sentite parlare, la soglia anaerobica e la soglia aerobica. Questo ci serve per avere una valutazione pratica di quello poi anche che andremo a fare dopo. Il V2 max è il massimo consumo d'ossigeno che ogni organismo, ogni individuo ha, che fondamentalmente ci è fornito da madre natura. È modificabile, ma fino a un certo punto. Quello che è molto modificabile, o abbastanza modificabile, è la soglia anaerobica e la soglia aerobica, che sono altro che dei parametri in rapporto sempre al V2 max, in percentuale del V2 max. Partiamo dalla soglia aerobica, quella indicata SAE oppure come SA, soglia aerobica, è il livello più alto di intensità di lavoro nel quale il lattato si mantiene a livello costante, quindi non c'è produzione di aggiunto, oppure c'è quella piccolissima che si innalza e si mantiene quasi a livelli basali. Quindi è quell'attività che è sostenuta essenzialmente dal metabolismo aerobico, quello che non produce scorie, quello che ci permette un'autonomia di diversi minuti, ed è riconoscibile dal fatto che noi correndo riusciamo un attimino a dialogare anche con il nostro compagno di compagnia, quindi non abbiamo l'affanno, già quello potrebbe essere un indice che stiamo utilizzando solo per il meccanismo. Soglia anaerobica è il più alto valore di intensità nella quale ancora c'è un equilibrio tra il lattato che viene prodotto e quello che viene sbattuto, quindi c'è produzione di acido lattico, però lo riesco a mantenere a un certo livello perché se vi ricordate il meccanismo aerobico nella via della potenza riusciva a sbattirlo, quindi l'organismo riesce ugualmente a sbattire il lattato prodotto negli atleti di altissimo livello, e quella capacità che gli permette di fare anche una ricorsa una volta quasi tutti abbastanza giovani, ma in atleti che esisteva la specialità di un ricorso in pista, e quindi quella era, qualcuno sorride, spero che se lo ricordasse, quindi c'era l'oro di corsa e quella era un parametro che noi prendevamo per buono come per indicare che la soglia anaerobica poteva
essere quella lì e serviamo altri mesi. Invece il massimo consumo di ossigeno non è altro che la centrale del motore, e quella dice potenzialmente il motore aerobico di una persona qual è? Nella sportiva allenata può durare al massimo 7-8 secondi, perché questo viene attivato al massimo quando è anche attivato in modo preponderante anche il meccanismo d'attacco, quale sappiamo cosa succede. Quindi più che altro noi, in pratica, più che servirci il massimo consumo di ossigeno, ci interessa la velocità che si riesce a sviluppare al massimo consumo. Quindi la famosa VO max, la velocità aerobica massima. Anche perché il massimo consumo di ossigeno si ricerca e si valuta in laboratorio, quindi non tutti abbiamo la possibilità di usare il laboratorio, poi sinceramente serve poco. Inoltre la VO max la possiamo ricavare praticamente attraverso un paio di sistemi. Uno dei più usati probabilmente è il test di Conconi, il quale con il test di Conconi andiamo a valutare la soglia anaerobica e da qui possiamo risalire alla VO max. E vediamo come. Si dovrà il test di Conconi, sì. E ci sono le cose contro, in questo momento poi di situazioni particolari, quindi parlare di test di Conconi potrebbe essere anche no. Quindi questo test utilizza una caratteristica del corpo, dell'individuo, quello che all'aumento del lavoro c'è un pari aumento della frequenza cardiaca. Questo, come si vede qui nel grafico, cioè, aumentando il lavoro, parimento aumenta la frequenza cardiaca. E fino a un certo punto c'è perfetta linearità. Ad un certo punto si è visto che ad un aumento del lavoro non c'è pari aumento di frequenza cardiaca, fino al punto che pur aumentando il lavoro la frequenza cardiaca non aumenta più, fino a giunta la frequenza massima, oltre quella non possiamo andare. Quindi anche se l'individuo riesce ad andare più forte, però la frequenza massima raggiunta si mantiene lì, è massima, quindi. E quindi avremo, guardando così brevemente questo grafico, abbiamo due punti, il punto in cui c'è la deflessione della retta e il punto in cui la frequenza massima raggiunge il massimo livello. E quindi abbiamo due indicazioni. Adesso cerchiamo di vedere queste due indicazioni cosa ci dicono. Questi ci dicono che ci ho fatto un cerchietto per dire che all'incirca, perché poi i dati non sono mai così precisi, all'incirca dove inizia la depressione è situata la soglia anaerobica, mentre dove, cerchietto in cui c'è il raggiungimento della massima frequenza cardiaca, è posta la velocità aerobica massima di quel soggetto e di quel che si è nato al momento del test. Tutti l'abbiamo riconosciuto, è un cardiofrequenzimetro, è lo strumento che ci serve a fare questo test di Conconi. Vogliamo soffermarci a vedere come si fa, oppure possiamo andare avanti? Andiamo avanti. Ah? No. Vogliamo andare avanti? Perché sennò ci perdiamo in qua. Però su questo vorrei un attimino... Per il test di Conconi ci aiuta un piccolo programma di software. Scarichiamo i dati, il computer ci dà questi punti. Noi da questi punti andiamo a ricavare. Il computer addirittura ci dava, in questo caso, che la soglia anaerobica era posta a questo quadratino, però noi andando a rileggere abbiamo scelto di fare questo punto qui, perché qui si perde la linearità. E quindi da questa data è venuto fuori che questo atleta in questo momento aveva la soglia anaerobica a 168 pulsazioni ed una velocità di 2,55. Naturalmente capite che è un atleta di un certo livello, non è ragazzino. Sempre dallo stesso test ci andiamo a ricavare l'altro parametro, che era
velocità aerobica massima. Vediamo dov'è il punto in cui la velocità, la frequenza raggiunge il massimo. Tiriamo le coordinate e vediamo che si pone a 174 battiti e a 2,45. Quindi facendo un confronto abbiamo che la soglia anaerobica c'ha quei valori, non te lo leggiamo, la soglia anaerobica per gli altri valori, e quindi la soglia anaerobica è posta al 94,5% della gomma. Quindi è un dato molto importante. Questo in pratica è un maratoneta, quindi diciamo che la caratteristica degli atleti poi, che il maratoneta, la sua soglia anaerobica è molto più vicina alla tua max di un mezzo fondista per me.